Che cos'è la rarità? Che cosa significa essere raro nella società di oggi? Che valore ha questa parola nella scienza, nell'arte e anche nella filosofia? Parlare della rarità in modo nuovo è l'obiettivo di Raramenti, il primo talk show incentrato sul tema dell'essere raro. Organizzato dal Corriere della Sera Buone Notizie in collaborazione con Sobi, azienda biofarmaceutica leader nei trattamenti per le malattie rare, questo evento si è svolto a Milano al grattacielo Pirelli e noi ve lo vogliamo raccontare con la voce di alcuni dei protagonisti. Da 27 anni Fondazione Telethon finanzia ricerca per arrivare a comprendere i meccanismi alle base delle malattie rare e curarle. Lavoriamo su mandato di pazienti, di famiglie di pazienti e investiamo nella migliore ricerca italiana, con ottimi risultati terapeutici, perché sono ormai tre le malattie definitivamente curate e sono più di 70 i bambini che sono venuti da tutto il mondo in Italia per farsi curare. La rarità è assolutamente un valore, nella vita, per me lo è sia nella vita che nell'arte e in realtà il mio modo di essere è ciò che mi rappresenta, è ciò che mi ha permesso di raccontarmi, quindi un valore assolutamente aggiunto per dire e raccontare attraverso l'arte alle persone che tutti quanti noi siamo speciali e che essere speciali deve farci sentire fieri di quello che siamo. L'impegno di Sobi nelle malattie rare è da sempre, siamo fortemente impegnati solo nel mondo delle malattie rare, in diverse patologie, abbiamo il privilegio di lavorare in questo mondo dando soluzioni e speranze di vita alle persone che sono affette da alcune patologie molto gravi. Abbiamo l'orgoglio di poter dire che in alcune patologie, alcuni pazienti, alcune persone vivono solo grazie ed esclusivamente ai nostri farmaci. Quindi questo è un grande orgoglio, un grande impegno per il futuro, sempre nella ricerca o di soluzioni uniche nell'ambito delle malattie orfane o di dare nuove opportunità con prodotti innovativi in aree terapeutiche dove sono già presenti dei farmaci, come recentemente abbiamo fatto nel mondo dell'emofilia.